vorrei fare niente. In senso la formula di tutto. Già. Va a dichiarare la Lazio la seconda casa per noi argentini. La punta si rifà al gruppo con Crespo e Simeone e con Carrizo, per me sarà tutto più facile, ovviamente Carrizo che comprò il patacaso perché è un portierone quasi alla Braga. Quindi sembra un gran portiere, guardatelo. Adesso avevo il co- no scusa, alla faccia come le de- scusate, alla faccia come l'edesima questo qua. Non so che ieri è stato ritratto. Che ieri è stato ritratto. Con la bocca aperta, sia nel bomberino che nel confronto con Dica. Invece qua vediamo Sculli, un pagliaccio Sculli. Qua Rocchi che parteciperà alla competizione olimpica come fuori quota. Eh? Come fuori quota? Ah, Rocchi. Noi volevamo portare anche quello. Dici? Io. Il commento tecnico di Nardi su Zarate. Zarate giocatore, ma dai Inter appunto è andato alla Lazio, appunto simpatico ma un po' truffatore. Grazie. È andato alla Lazio, guardate qui Klasnic che potrebbe andare, come dice il titolo, al Torino non lo dice il titolo, si decide, dice solo, però va bene. Invece Bologna su Okakachuka, Bologna su Okakachuka, e oltre invece come si può vedere in piccolo Udinese su Alemão, che è questo ragazzo qui biondino. Invece Thomas Locatelli si avvicina al Bologna, dove sei dal motociclismo, dove non è quello, dove ha giocato per 5 anni dal 2000 al 2005. Qui vediamo invece questo ragazzo Raffaele Palladino e con l'ex pallone del 5 anni dal con l'ex pallone della Serie A, trasferito in proprietà dalla Juve al Genoa per un anno, dicevamo, con l'ex pallone della Serie A, perché ora ci sarà questo pallone. Che brutto, ecco, commento tecnico di Napoli. No, è vero, è bruttissimo questo coso, c'è anche questo succo che viene sponsorizzato. Derby, sì, perché quando c'è Milan Inter tutti bevono quello, un bruttissimo battuto, lo sappiamo. È che la Roma, guarda che anche quando corre la Derby va, lo bevono di blabbe. Quando torna la Derby. No, vediamo qui, si può vedere un po' di calciomercato. Non so, no. L'Inter chi ha preso, Adriano, basta. E Manic è partito. Ma posso il Mene? Penso sia stato riscattato, ma non saprei. Non so. Bene. Questa qua è stata riscattata, invece non si può vedere. La riscatto io, sì. E invece questo qua, basta. Poi passiamo qui al nuovo Napoli. Cosa ne pensi del nuovo Napoli? La mammessa! E tu? Napoli! Ah, che comincia oggi il ritiro. Una città molto laboriosa. Comincia il ritiro. Prima amichevole martedì in Austria, perché loro devono essere più bulle, devono andare in Austria a farlo. Così come il Palermo. Infatti si è visto i grandi campionati che sta facendo il Palermo e il Genoa. Città molto laboriosa. Si può vedere, si guarda. Si non vedono, perdono tempo. Si vedono i convocati per il ritiro, lo staff tecnico. Che bisogna un bel video, e qua si può vedere questi quattro ragazzi che stiamo maggio, non è un ragazzo questo, Pierpaolo, non Pasquale, German Dennis, che Pasquale non è l'allenatore dell'Udinese, oh, e poi questo Rinaldo, Leandro Rinaldo, guardate come giocherebbe Aurora con Ietto in porta. E poi Rinaldo, Cannavaro e Santa Croce a centrocampo, Maggio, Blasi, Gargano, Ante e Manene, e per finire Dennis e Levezzi. Dennis accende al Napoli, 20 gol, l'argentino dalla carica con i nuovi Rinaldo e Maggio, De Laurentiis, così avremo più valore. De Laurentiis, ovvio. Accende al Napoli, stanno già pensando i loro abitanti. Guarda qui Gattuso, vestito un po' stranamente nel 1997, doveva
19 anni. Al Glasgow Rangers. Al Glasgow Rangers. E tu sei andato al Milan, è nato il Glasgow Rangers. Ovvio. Infatti si vede come è più giovane, perché la media... È uguale come adesso. La media dell'età del Milan l'ha portato in mestiere più facilmente. Come si può notare, Thomasson ritorna al Feyenoord. Che è un Thomas 5-5 e Manchester City compra il brasiliano del CSKA Mosca, Joe, molto forte, che segnò 2 gol quest'anno in Inter. In Inter, no, non è stato lui, era Wagner Love. In CSK Mosca, Inter 2-0, poi 4-2 con doppietta di Cambiaso e Zlatan Ibrahim, vabbè. E 23 milioni, Isaacson al PSV Eindhoven. Polins, nuovo allenatore del Polins, ex Inter, non ti ricordi? Il nuovo allenatore del... Del Rovers. Del Blackburn Rovers, dei Rovers. Del Blackburn Rovers. Scusa, ma se vuole i pudicini, il grande e giovane, quarantenne Brad Friedel. Cioè, chi ti va? Cioè, i pudicini, cioè, ti rubano il posto. Forse. Comunque, si può continuare a vedere che Iddink firma... rinnovo fino al 2010 con la Russia. Queiroz, il nuovo allenatore del Portogallo, e Di Matteo andrà a allenare l'MK Don nella terza divisione dell'Inghilterra. Poi passiamo con la Serie B. Passiamo con la Serie B, giusto? Belli dentro, poi fanno Scor Luca, e poi c'è mezzo pieno, mezzo vuoto. Mezzo. Ma non c'entra niente, questo è il nuovo portiere del Bari, intanto Santoni, ex Brescia anche. Qui possiamo vedere un po' la situazione di B, ecco, guardatela velocemente, l'avete vista. Poi questo ragazzo, Francesco Carbone, nuovo giocatore dell'Avellino, che però non si sa ancora se rimarrà ancora in C1, non fallirà, come si può vedere da questo. No, e Lega Pro. Macalli risponde a Matarrese, no, club morti, infatti tutti vivi. Sì, Brescia completo De Maio. Ma anche Serafini, come si può mettere? Ma chi se ne frega, De Maio più forte. Ma non farlo. Quello non c'era un dubbio. Per Lumezzane, questo non va bene. E quindi, se non parlano dell'Umezzana, possiamo dare un'inquadratura a Robert Kubit? Sì, vabbè, Rossi Kubica. Non ce ne frega. Attenzione, ho visto io su Premium Calcio 24. Basta questo Premium Calcio 24. Basta. Guarda che io prendo un calcio 30. Guardate lì, il 48. Tutti per dopo te la faccio vedere. E visto di Parnau, praticamente quando adesso è Melandri in mongolo che non è buono andare con la poi gioco. Vedete questo ragazzo senza gambe. Quello che ha Salvini ha detto che gli taglierà le gambe. Bruttissimo. Lo sta mandato, ma la folla lo tumore. Ci sono capace anch'io a leggere. Com'è quello che ha appena letto il ragazzo? Questa che somiglia a me, è una Volkswagen Scirocco, il vento del bruttissimo, il vento del coupé, Scirocco. Volkswagen Scirocco. Qui Ronaldinho, ma non ce ne frega niente, qui hanno conquistato il patentino con 110 lode, Billy Costa e Curta, and la Urke, Giro Ferrara and Moreno Torricelli. Per la Juve c'è la scelta Xabi Alonso Poulsen, tutto in 7 giorni, questa vignetta Poulsen, molto bella. Gli altri. Eccolo qua, Poulsen. Non si sa se la lavato i capelli dopo quella volta là. Come? Non si sa. Sceglie. Grazie B, proprio adatta al Parma questa. Schweinsteiger, nuova idea anche per l'Inter. All'Ellas Verona. Ah, no, quella è C5. No, prega pro! Brandelli, qui si può vedere. Questo ti costerà una tolta di cappello. Una tolta di cappello. Sei italiano sicuro che... Perché? Ma come si dice? Una toltura. Raga, te già ancora. Una levatura. Nardi, questo qua dovete capire che lui ti fa l'umezzane, no? E lo vuole... No, lui si lamenta perché due anni fa... Dici come si dovrebbe dire. Tolta. Qual è il sostantivo di tolta? Togliere. Vabbè, dai, basta. Lui è un grande tifoso dell'umezzane, questo ragazzo qua. E si lamenta perché due anni fa, quando c'era il Napoli in C1, la facevano vedere su Sky. Invece adesso il lume non lo fanno vedere su Sky. È giusto! Ma neanche, no, su, tutto. Ma neanche su Conto TV, non lo so, prego. E guardate il titolo, Prandelli, Inter, la pacchia è finita. Mourinho è una star, ma per lo scudetto, attenzione alla Juve.
La mia Fiorentina vuole diventare bella e simpatica a tutti. Concludiamo con rompipallone. Per fronteggiare l'invasione di cavallette, il governo di Pechino ha mobilitato Giampiero Galeazzi, che se le mangerà tutte. Con questo il Nardi vuole salutarvi tutti. Forza lume. E Napoli è una molletta. Forza lume è Borgo Sottollo. Lo guardo al basso YouTube. 4 metri a Borgo Sottollo, neve, la neve ha raggiunto il mezzo metro. Sì, invece a Villaggio Violino, tempesta. Tu vuoi dire qualcosa? Ciao. Se te vuoi dire qualcosa? No, niente. Basta. Concludiamo qui. Ciao a tutti, ci vediamo domani.